il primo premio è lo Spirito Fringe, che lo consegnerà Davide Ambrogi, che è presidente di Fringe Italia. Prego, scopri tu dentro. Stefania Zuccari, che è la presidente della WILT Lazio, Unione Libero Teatro Italiano. Noi siamo potenziati, premio speciale off a Io Sono Chi, associazione culturale IEC, associazione gioco e musica. Perché sono emozionata, scusate, più di questo filo di voce non posso usare. Io Sono Chi è un progetto che parte dalle case di riposo. Gioia, voglio premiare, voglio dare questo premio a questa... Dove sono le attrici? Vi faccio vedere. Fatemi la mano, le attrici. Allora va bene, niente sorpresa. Viola DiCaprio. Eccola qua, viene da Salerno, mi pare. Salerno, sì. Gioia, ti do questo... Grazie. Anche la mia cagnolina. E già messo in atto, va bene. Migliore attore. Chi sarà? Allora, posso dire che è un uomo. Dicono che è bravo. Lo diciamo? 1, 2, 3. Il migliore attore è l'Aire Tortora. Lo spettacolo? I perdenti di Acapulco. Bravo. Drammaturgia Susanna Mameli, Saccabatola. Grazie a tutti. Allora vince miglior regia e una vita terribile, sappilo, Luigi Saravo. Ennio, appunto, per una storia, per una terra perduta. Però mi dicono, io devo ringraziare qui il nostro ufficio stampa, Marta Volterra, agenzia F4, la straordinaria. Devo dire che grande successo di comunicazione, e questo premio viene assegnato alla giuria. Io adesso leggerò le testate, che non ci vedo, però insomma leggerò, e verrà a consegnarlo Katia Ibaso, che appunto presiede questo premio. Che succede? Devo leggere le testate, sono tante. Allora, Biz Quotidiano, l'Info, Central du Cinema, Cinema che Passione, Close Up, Corriere Beat, Critical Mind, Critical Minds, Cultura Social Art, L Online, My Movie, New Cinema, Chuck, non ce n'è, Gufetto, HF4, Il Foyer Giornale, Messaggero, Metropolitano, Italia Magazine, La Pianetea, LD24, Pezzi in Sala, Radio Città Aperta, Saltinaria, Scena Critica, Teatri di Roma, Teatri di Critica, Teatro Italiano, Vivi Roma. Ecco, chiamo Katia Ibaso, che consegna il premio della stampa. Il premio della stampa va alla difficilissima storia di... Ringrazio quindi la stampa. Io, Alessandro Fersen, per la ricerca e l'innovazione. Io chiamo Ariela Fersen, figlia del maestro. Con gran piacere annuncio che il nostro premio questa sera va agli interpreti, alla scrittrice della difficilissima storia. Grazie. Siamo felicissimi di questa edizione, ottava edizione del Roma Fringe Festival. Naturalmente viene consegnato da Manuela Kusterman, padrona di casa e presidente della giuria. Allora, per la compiutezza del lavoro, per l'innovazione di una lingua, per l'equilibrio dei rapporti tra gli attori, per una regia accurata che ha saputo costruire anche con pochi elementi scenografici
un'opera suggestiva ed evocativa del contesto poetico della storia. All'unanimità abbiamo deciso di dare il primo premio alla difficilissima.